libero di scegliere. Se rimanere in questa situazione, può venire con noi, nel suo amato presente. La maniera per noi? Sì, con noi. E con Sam, mi trovo sempre molto su. Per sempre. Anche perché la famiglia l'ha sempre tentato scuro di tutto. Lì se fai la famiglia, lui casce. Piglio, fatti la lettera, per esempio. Gli ha dato un brutto colpo, brutto assai. Se sono detto male, se mette il grido, niente, non sta più alla cacca. Difatti, a presentire, ha detto il dottore ieri. L'aveva in un contesto, quanto una brutta faccia, sì. Mi tengo un buon presentimento, però. Ieri, Lucarello, stava molto peggio. Se vai, gli ha detto che male. E invece, mo... sta riposando bene. No, mio marito, non me la vedo giusto. Ho braccio sinistro in un uovo giù, a lei come se tirare tutta quanta e quando parlo non capisce niente, vado per fare straniero. Meschi con me? Qualche volta capisce, qualche volta no. Chiama Nicolino. Nicolino? Vuole a Nicolino. Mi Nicolino non è jamais venuto. Ma perché Nicolino ha lasciato la luce? Immediatamente ha detto che non la vuole vedere più. Nicolino a chi te non ci aveva trovato. E perché sta questa così? Beh, infatti, ha visto, fatto che c'è già pure che non mi piace per sempre. Uè, a te non ti piace, capito? Glielo dici alla fine che ti piace. Ma perché non glielo posso dire subito? Perché così è andata la vita di Luca Cupiello. Allora, siamo d'accordo? Uè, il foxo più di lui. Sono le 9 del mattino del 23 dicembre 1931. Il 9 du matin du 23 décembre 1931. Le dernier Noël de Luca Cupiello.